Ma ciao a tutti biciotti, bentornati sul mio canale, come state? Io oggi sono super di buon umore perché c'è un tempo bellissimo e sono estremamente meteoropatica e è un tempo così bello che è quasi un peccato fare la cagata che sto per fare. Sapete perché è assolutamente documentato sul canale? Che questa mia quarantena è stata scandita da cose ai capelli. Una volta ho provato a fare un antigiallo, non è andata bene, l'ho rifatto, è andata meglio, poi ho detto ma no, ma perché continuare a fare l'antigiallo quando posso fare i capelli arancioni? E quel video, devo dire, ha scatenato un po' i vostri animi perché siete rimasti particolarmente stupiti dal fatto che io fossi andata totalmente fuori dalla mia comfort zone e quasi avessi detto ragazzi da oggi comincio a drogarmi. No, avevo semplicemente fatto una cosa un po' divertente per rallegrare le giornate e oggi ne farò una ancora più divertente. Di questa sono estremamente spaventata ed è questa, picciotti miei. Prima ancora di acquistare la maschera per i capelli arancione, se non avete visto quel video ve lo lascio qua nella scheda informativa, e quella era di Maria Nila. Avevo visto un video qua su YouTube di una ragazza che credo si chiami Ali Luvi. Lei è troppo carina e ha i capelli, secondo me, molto simili ai miei, perché sono un biondo però che è tipo al buio sembra scuro, e poi ha le punte dei capelli molto chiare. E aveva acquistato questa maschera di Viewpoint che qui c'è scritto che è per capelli bruni e castani. Dovrebbe essere una di quelle maschere che dopo 4-5 lavaggi va via, ma dovrebbe, non lo so, è questa la cosa che mi spaventa, però allo stesso tempo mi dà quel brivido. E il colore è marron glacé scuro. Ho chiesto consiglio anche alla mia parrucchiera che mi ha detto Gloria, io ti dico di non farlo e tu nonostante tutto mi chiedi pure il consiglio sul colore. E lei mi ha detto di prendere questo perché secondo lei aveva meno rosso all'interno, ma non lo so. Comunque ho fatto sta che lo voglio fare. E solo niente, non vedo l'ora. Questa volta non farò le reazioni in diretta. Non lo so, di pe, forse sì. Vediamo come mi gira. Comunque, praticamente ho acquistato questa confezione su un sito che si chiama Sensation Profumerie, una roba del genere. Ma se trovo il link ve lo lascio giù nell'info box. È una bustina. C'è scritto di non applicarlo sulle sopracciglia. Vabbè, che io le sopracciglia comunque ce le ho scure. C'è scritto di applicarlo sui capelli dopo lo shampoo. E in teoria va lasciato 5 minuti. Prolungando la posa si ottiene un riflesso più brillante e intenso. Io voglio tenerlo 10 minuti. Qua dentro ci sono i guantini e nient'altro. Costa anche pochissimo, tipo credo sui 4-5 euro. E niente, voi in questo momento mi vedete orrenda perché ho la pelle untissima. Ma questa ruga quanto è accentuata. Vabbè, comunque sono proprio sporca perché ho appena fatto un allenamento. Stamattina ho fatto Pilates. Ma ne riparleremo di questa cosa perché sto facendo una cosa assurda per voi e solo per voi. Vado a lavarmi, picciotti. Torno con i capelli bagnati. Credo che farò soltanto lo shampoo e non applicherò il balsamo. Siete pronti? Io no, tantissimo. Vabbè, dai, ma poi sto brufolo qua proprio ora doveva venirmi. Sto utilizzando uno shampoo che mi piace un sacco, ma che se non metto il balsamo mi lascia i capelli proprio un po' appiccicatini tra loro, cioè ha proprio bisogno poi di essere districato. Quindi speriamo che questa maschera faccia un po' anche questo effetto. Mi metto i guanti. Ehi ragazzi, se non l'avete ancora fatto, lasciate un pollice in su a questo video e iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti, eh? Vi prego, fatelo, è molto importante. È scurissima. Che buon odore. L'applico. Perdonami nonna, a mia nonna piacevo molto con i capelli bianchi. Certo, per fare queste cose potrei mettermi l'accappatoio quello fucsia. Come al solito non ho messo nessuna crema attaccata alla pelle perché sono una ribelle. Comunque devo stare attenta a prendere bene tutti i capelli qua, perché altrimenti il mio colore sembrerà un color topo. Maria, speriamo che mi tornino biondi. No, questa è la volta buona che la mia parrucchiera mi ammazza. Ciao Miriana! Anche perché, non so da voi, ma ho letto che il presidente della regione Sicilia, non so se mi sentite bene con questi guanti, il presidente della regione Sicilia sta chiedendo se i parrucchieri possono aprire un po' prima. Fatemi sapere, sono curiosa di sapere nei commenti se alla riapertura dei centri estetici ci andrete subito o aspetterete ancora un po'. Cavolo, mi sto sporcando l'accappatoio. Ma per fortuna
imparato ad usare la lavatrice. Io spero che tutta sta bustina basti per farmi i capelli, perché credo di starne utilizzando un po' troppa. Secondo me, se avete i capelli più lunghi dei miei e volete fare questa cosa un po' folle, dovete prendere due bustine. Cioè, raghi, comunque così, in camera forse no, ma di presenza mi sento fighissima. C'è da dire però che mi sentivo anche fighissima con l'azzurro. Infatti vi dirò una cosa. Eleonora De Levi, da quando ho fatto i capelli arancioni, mi dice di continuo che dovrei farli azzurri. Però non credo che avrò mai quel coraggio, anche perché l'azzurro penso che sia troppo difficile più dell'arancione. Comunque vorrei dire una cosa, mia discolpa. Sto facendo tutte queste piccole foglie con i capelli perché ho una ricrescita del mio colore naturale che mi disturba fortemente. E di solito non mi ha mai disturbata, ma la volta scorsa dal parrucchiere avevo fatto degli effetti che erano tantissime, ma tantissime, 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 tipo ci abbiamo messo 4-5 ore, non lo so, piccole mesh, e quindi mi disturba il fatto che ci siano queste mesh che si tagliano perfettamente e poi c'è la ricrescita. No, mi dà troppo fastidio. Quel colore andava mantenuto, non lo possiamo mantenere per ora. Ok ragazzi, bustina finita, io aspetto 10 minuti perché me ne frego di questi 5 minuti e ci rivediamo tra pochissimo. Sono rimasta un po' spiazzata, quindi ho deciso di farmi vedere così. Picciotti, io non mi aspettavo che mi uscisse questo colore, ma minimamente, cioè scusatemi, questo non vi sembra comunque un colore caldo? Siete pronti? Che cos'è? Sembra una vecchietta! Non ce la posso fare. Allora, praticamente è uscito fuori un biondo topo. Presente che prima vi ho detto mi devo coprire bene tutto perché sennò poi sembra che c'ho i capelli, il mio colore sia biondo top. Ecco, no, in realtà è uscito fuori un biondo freddissimo scuro, freddissimo, a tratti anche un po' verde. No raghi, io li volevo molto più caldi e adesso mi toccherà comprarne un altro. Vabbè, che dobbiamo fare? Facciamoci un make up, ma tipo per capire se effettivamente posso resistere o me li devo rilavare subito. Perché a dire il vero, qua sopra non mi dispiace, né che sotto, ovviamente, avendo le punte molto chiare. No, ma non, cioè, questo può soltanto confermare il fatto che non potrò mai lontanamente essere di una stagione cromatica tipo fredda. Cioè, mi uccide. Facciamoci sto make up. Che poi continuo a pensare che fino a qua questo in realtà potrebbe starmi bene, ma questo no. Vabbè, comunque non è il caso di pensarci più di tanto perché niente, va bene, è andata così. Applico il primer della linea Dior Backstage che ho comprato proprio da pochissimo. In realtà vorrei fare un video in cui mi trucco con prodotti super costosi per vedere se effettivamente vale la pena spendere un miliardo di euro per i prodotti. E ho comprato un sacco di robe che mi incuriosivano tantissimo. Madonna, questo primer fa un odore buonissimo. Non trovo che abbia fatto qualcosa particolarmente. Poi la pelle molto liscia, c'è proprio una bella sensazione al tatto, per i pori sono uguali, non mi ricordo cosa dovrebbe fare. Ma non è questo il video. Voglio utilizzare il Dior Forever che non ho declatterato per capire se effettivamente può andare bene. Mi ricordo che questo fondotinta segna un botto, quindi eviterò di metterlo nelle rughette. Comunque ho deciso che non farò la reaction. Voglio assolutamente vedere che faccia farà mia madre. Questo fondotinta lo declattero ora, subito. Cioè, non, è come se fosse... Forse è secco, non lo so, non mi piace più. Che razza di colore mi devo truccare? Allora, correttore. Ho comprato questo nuovo correttore di Too Faced, che in realtà è un correttore matte. E quindi, secondo me, non è adatto per le occhiaie. Oh no, è troppo chiaro. Bene. Se volete posso farvi un corso su come buttare i soldi. Forse dovrei utilizzarlo sopra un altro correttore. Che base viso orrenda. Cioè, secondo me questo correttore sui brufoli non ha senso perché non li copre. Per rimanere in tema, fisso tutto con la Peach Perfect, sempre di Too Faced. Faccio un po' di contour. A poco sto diventando sempre più triste. Però bura, io mi aspettavo qualcosa di più entusiasmante. Forse dovrei provare qualcosa di più caldo.
Però no, le punte sono proprio grigie. Sembra un'altra persona, vero? Boh, vabbè, applico questo blush che si chiama Breath of Plum. Primer occhio che utilizzo è quello di Anastasia. Anche se penso di dover utilizzare questo. Però no. Oddio, cioè comunque Gloria, mannaggia, non sai uscire dalla tua comfort zone, è preoccupante. Ciao, sono io, nella versione migliore di me da quando ho i capelli corti, cioè quella che si affidava a mani esperte e non alla follia. Comunque, vi parlo dal passato, anzi dal futuro, che comunque in qualche modo è anche un po' passato, per dirvi che al momento del make-up occhi sono entrata in tilt, ma proprio non avevo idea di che colori potessero starmi bene, per cui ho dovuto mettermi un video di sottofondo e ho abbandonato questo video. E allora adesso mi vedrete a make-up fatto, ma non vi siete persi niente. Ho usato la Platinum di Nabla. Ok, piccetti, mi sono truccata un po' a caso perché è stato difficilissimo capire che colori mi stessero bene. Alla fine ho fatto lo stesso trucco che faccio di solito, cioè con esattamente gli stessi toni che utilizzo di solito, perché non ce l'ho fatta, non lo so, non è che io mi sappia vedere. Cioè pensavo che i capelli scuri mi sarebbero piaciuti tantissimo, però non così freddi. Non lo so, fatemi sapere con un commentino. Se vedete che ho una giacca enorme è perché questa giacca è veramente enorme, ma voglio mettere una cintina in vita, secondo me è carina. Io spero che questo video vi sia piaciuto e non uccidetemi nei commenti, non vi preoccupate, se vi piacciono di più biondi torneranno. Non lo so, fatemi anche sapere che colori secondo voi mi stanno bene con questi capelli, perché sono entrata in crisi, non pensavo sarebbe stato così difficile, cioè è stato molto meno difficile con l'arancione. Io sono troppo curiosa di sapere che cosa diranno i miei amici, però adesso non ho neanche risposto perché non so voi, ma ultimamente noi ci parliamo soltanto facendo le videochiamate e io voglio tipo farli terrorizzare. È la prima volta nella mia vita che sono scura. Forse a poco mi sto abituando. Non lo so. Vabbè, comunque, picciatti, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Sempre così veloce. Io vi mando tantissimi baci. Ah, fatemi sapere giù nei commentini che video vorreste vedere, tipo, presto. Non vi do un giorno perché poi lo so che sbaglio e... Quindi fatemi sapere che video vorreste vedere. Io vi mando ancora tantissimi baci e noi ci vediamo presto. Exo, la retro.